questa tarda nottata, perché sì, perché insomma non sono riuscito a fare prima oggi. E allora vediamo un po' di mettere i puntini sulle i. Qua ci sono in programma, però che non si sono potute fare live, perché adesso non so, il mio cellulare c'ha dei problemi a trasmettere. Adesso gli abbasso un po' il brillo. Perché devo mettere, ruotare lo schermo e poi vediamo, poi vediamo un po'. Devo cambiare il titolo, fare sempre queste cose che portano via del tempo. Comunque, come state? Tutto bene? Io proprio mi sono voluto togliere lo sfizio di fare questa live. Live notturna, e poi vediamo come può essere. Sì, prendiamo questo titolo. Dai, che mi piace questo titolo, tanto per parlare di qualcosa. Allora, vediamo un po' playlist. Avevo fatto una live l'ultima volta che era troppo corta, 3 minuti, 4. Ecco qua. Faccio le ultime cose. Intanto vediamo se qualcuno partecipa, perché c'ho tanti amici in giro per il mondo che di sicuro qualcuno parteciperà. Ma è difficile che ci sia molto pubblico a quest'ora del mattino. Molto molto difficile. Però vabbè, uno ci prova. Addirittura mi va lenta la connessione. C'è una persona e lo purtroppo. Domenica Bianco, ciao, buongiorno.
Salve, carissima amica mia. Beh, sì, per chi si sveglia presto è buongiorno. Sono le 5, io ancora non ho dormito. Cioè, mi sono svegliato, ho detto che faccio? Non riesco a dormire. E allora... Allora ho detto, faccio questa live. Detto fatto, eccoci qua. Questa cerco di farla più larga, anche se, ripeto, mi sono svegliato un'ora fa e vorrei andare di nuovo a dormire, perché io mi sveglio alle 10 del mattino di solito. Quindi non è che vediamo un po', ho fatto molti estratti con i miei vecchi video. Ah, cara Domenica Bianco, ho fatto molti short con i miei vecchi video. Oggi è già 11 11 11 22. E che cosa fa 11 11 fa 22? E chiunque sappia di numerologia sa che sono delle cavolate. Però, insomma, poi vi voglio dire, anche se l'avrei dovuto dire all'inizio, mi raccomando, ho messo tutti i dati, tutta la foto, tutto bello. Mi raccomando, poi non so se cambierò il titolo. Cosa? Per cambiare qualcosa? Aiutiamoci a crescere. Aiutiamoci, va bene così. Poi mi raccomando, se qualcuno entra in live, che inviti persone. Vediamo un po' dove ho visto l'immagine, la scarico, perché tanto domani forse non potrò fare un video, e questo è il fatto. Vediamo un po' di ingrandire l'immagine. E sono successe tante cose. Devo rimodificare l'immagine.
troppo pesante, pesa più di 2 megabit. Accidenti, allora faccio che la riduco al 95%. Al 96% la lascio. No, percentuale, sì. No, ma la devo ridurre, l'ho aumentata. Che casino che faccio, si vede che è tardi per me. Ecco, 1,69, va bene, tanto è venuta un'immagine di 4916 per 2765. Così gli ho messo il titolo come nome. È stata questa la strategia. Allora vediamo un po'. Sì, bene, perfetto. Vediamo un po', è che stiamo perdendo un po' così contatto con la realtà. Forse domani faccio un'altra live. Vediamo un po'. Vorrei fare anche una live in una live nella piattaforma blu, però succede che come dire, non posso perché ormai a parte che non mi funziona più la vecchia webcamera. Mi funziona più la vecchia webcamera e ve lo devo dire che se vi abbonate al canale, ecco, abbonatevi al canale, in questo modo io posso fare del migliore materiale. E poi naturalmente che succede? Naturalmente succede che se faccio del miglior materiale, guardate,
posso fare video a richiesta, posso pubblicizzarvi il vostro canale, il vostro esercizio commerciale, il vostro commercio. Avete un negozio, un ristorante? Io metto una buona parola, pagate un abbonamento mensile e non ve ne pentirete. E Cribbio, capito? Io sono disposto a sponsorizzare la vostra attività online, ma non come fanno quelli che promettono cose. Io veramente vi sponsorizzo, cari fan di Sant'Enchan. Io veramente vi sponsorizzo, perché è un qualche cosa che consiglia anche YouTube di fare, no? Io intanto a quest'ora faccio gli auguri a Marco Monaldi su Facebook di compleanno e metto attività festeggiando un compleanno e poi ci metto il video di Mario Circello, che andatevelo a guardare, capito? Il video di Mario Circello, non so quanti di voi conoscano Mario Circello, hai capito? Però è stato molto forte, peccato che ha smesso di trasmettere perché è stato molto forte. E poi mi segue soltanto una persona e lo so, io staccherò adesso fra poco, perché io non sono Gig Robot d'acciaio. Non sono Gig Robot d'acciaio, insomma. E allora sono le 4:31. Se io non guardo il computer, neanche lo so, perché nel cellulare non ho, mi si è rotto l'orologio del comodino. Ma ecco, vediamo. E 4:33, per quello che non mi segue nessuno, per quello che non mi segue nessuno. Allora, che dire, in questi giorni ho letto tanto, anche se ho dormito poco, sempre a fare, a svegliarmi a fare le 4, le 5, e poi diciamo,
diciamo che ho tante di quelle cose di cui parlare, però mi piacciono fare le live, mi piace fare le live proprio per parlare con la gente. Invece mi trovo sta bella cosa che non riesco a trovare nessuno. Ah, ecco, adesso che miracolo, che miracolo, c'è qualcuno? Vediamo. Fatima, hello Fatima. Hello, dearest friend, how are you? Invite some people, Fatima. Share my live, Fatima. Thank you very much to be here. How are you, Fatima? I hope well. Fatima è una mia carissima amica, che fra l'altro è anche moderatrice. E vi do il suo canale, perché fa delle splendide ricette. Ecco, allora, dearest friend, please share this live. Condividi la live. Ecco, che oh, mi hanno dato 3 like e ci ho avuto adesso solo uno spettatore. Mi interesserebbe sapere chi è stato, quali sono stati gli altri 2 spettatori oltre Fatima. Forse adesso che è rimasto uno spettatore, che commenti, please comment this live. Allora, io in questi giorni ho letto tanti libri, ma ho fatto pulizia nel mio scrittorio, perché ogni volta che ne leggevo qualcuno, li ammucchiavo, ma vi continuo a dire, fino a che non si fanno le 5 del mattino e poi ritorno a dormire come se fossi un vampiro, come se fossi un vampiro. Poi qualcuno mi ha chiesto del significato dei miei anelli. Ebbene, questi sono alcuni dei miei anelli, come potrete vedere, e io lo voglio raccontare il significato dei miei anelli, però insomma, io potrei dire tantissime cose di me se voi vi abbonaste. Se voi vi abbonate, io faccio dei video a richiesta, e anzi, visto che vediamo un po', non posso usare il cellulare perché mi sto filmando. Ma vediamo un po' se parte, perché voglio pubblicizzarmi un po'. Ah, dice che si è attualizzato. Bene, bene, sono contento. Live. Bene, 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 si fa per dire.
poi tutte queste persone che nei luoghi dove insomma dove vediamo ci sono dei gatti che soffiano e sono veramente veramente parlavo con un mio amico. Innanzitutto dovrei salutare un amico di Facebook che sempre mi scordo e mi sono annotato il suo nome, perché io poi stavo commentando anche saluto, non so se vedrà questa live fino adesso, perché lui dice che stava poco bene e che quindi vedeva i miei video a letto. Federico della Bargia, Federico della Bargia, Federico ecco, vediamo un po'. Vediamo. Stai meglio adesso? Spero. Di sì, ovviamente. Spero di sì, ovviamente. Sì, logicamente che uno come può sperare? Mica spera il contrario, no? Allora vediamo se Federico della Bargia entrerà in live oppure no. Vediamo che c'è un audio. Ma vabbè, io a questa persona qua gli ho lasciato trovo pure io pensavo di essere stato bannato, magari lo hanno scancellato. Ecco qua,
Allora vediamo un po' chi c'è di nuovo qua. Una persona mi segue, non è cambiato nulla. Io intanto allora faccio queste live che sono molto costruttive. Voi vedrete in pratica come io faccio i cavoli miei. E buonanotte, rispondo, faccio, sono scene di vita. Vediamo un po'. Vediamo contatti attivi. Ecco, ce ne sono tanti. Devo preparare l'enter seriale perché qua una trentina. Una trentina di inviti li sparo. Una trentina di inviti di sparo, non faccio tutti i nomi perché altrimenti magari qualcuno dice ma perché mi hai menzionato, ma perché mi hai menzionato, poi non in tutti si vede l'anteprima del mio video, capito, non in tutti. Però ecco, invece di mandare a tutti i contatti di FB mando soltanto a quelli che sono attivi, perché sono quelli che mi possono rispondere al momento. Invece se mando a tutto il mondo ce n'ho 2000 di contatti e capito. Ugo José La Capelle. Poi c'è un istante un altro che ci sono persone che entrano, persone che escono. Persone che entrano, persone che escono, non fa in tempo a mettere, a mandare a tutti i contatti, poi basta, uno si ritiene soddisfatto così. Vediamo se qualcuno è venuto a guardare, perché no, si arriva, si avvicina all'ora fatidica, mancano 15 minuti. Ah, ecco, hello to everybody, I'm here for you. I'm Santen Chan, the Italian YouTuber. Hello. Ci sono, quante persone ci sono? Adesso siamo in due. Beh, non è male, 4:46 del mattino in due, insomma. A parte me, ci sono altre due persone in questo video. Non è cattivo. Come tu mai live? Guido Rolando, non so se mi sta seguendo. Come to my live. Già è stata questa live visualizzata da 4 persone. E 2 spettatori sono dal vivo. E 2 spettatori sono dal vivo. Hai capito? Non è la live di più successo che io abbia mai fatto, però voglio dire, calcola l'ora. Poi domani ne farò una, magari dopo le
le 17, le 18, le 17, le 18, una cosa del genere. E per forza, per forza. Comunque, ho fatto tanti short per cercare di non perdere visuals e hanno funzionato perché hanno ridiretto il traffico nei video, perché si possono fare degli estratti con i video e si possono ridirigere da questi short che prendi 15 secondi o i 60 secondi più significativi di un video anche di 2 ore, e poi la gente è invogliata da quello short, da quell'assaggino di video, ti va a vedere tutto il video. Se l'hai saputo fare bene la cosa, però peccato che me ne sono accorto solo adesso di farlo, e in più peccato che si può fare solo con il cellulare, perché gli short non si possono caricare dal computer. E allora ho fatto molti short, ne ho fatti una trentina, una quarantina, 2 o 3 giorni, pum 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 pum. Infatti, più che video ho fatto short, poi ho fatto delle live che sono quasi degli short. Una è durata 3 minuti con 51, una 8 minuti con 55, una con 16, 13 minuti, 16 minuti, 35 minuti, 17 minuti. Insomma, sono dei record bassi. Questa sta superando i record. Poi mi hanno già dato 4 like e c'ho una persona che mi segue. Vanno a rotazione, capito? Si vede, tutte le persone che hanno guardato gli short riceveranno una comunicazione. Attenti, attenti, che c'è quello che ha fatto gli short che hai guardato. Allora vallo a guardare sto video. È molto interessante, un'esperienza molto interessante, però vediamo un po' come si mette. Io ve l'ho già detto, a meno che non arrivo a 10 spettatori, ma sarebbe un miracolo enorme, enorme. Sarebbe un miracolo enorme. Sarebbe un miracolo enorme. Piuttosto stacco, come direbbe il buon Enzo Tortora, Big Ben ha detto stop. Io una cosa è non riuscire a dormire e un'altra è stare stressati. Stare svegli stressati. Purtroppo il mio amico G Money si è ritirato e non ha letto comunque stavo parlando con Federico Bargiacchi, che il calcio è l'oppio dei popoli. Ma se cercate calcio e mondiali nel mio canale di YouTube, in questo canale nel quale mi state guardando, noterete che io ho fatto molti video parlando del calcio mercato, di tutta la corruzione calcistica che c'è. E vediamo se mi segue chi dico io, perché. Ah, Hello Fatima, you are online.
in questa live e ci sono un sacco di temi dei quali vi vorrei parlare, però non sento di farlo adesso perché sono dei temi dei quali mi piacerebbe intercambiare, interagire, dialogare, discutere, conversare, e non che sia più una narrazione così un monologo. Però mi rendo conto che a quest'ora non devo più. Io nel passato ho fatto delle live nel passato che hanno visto moltissime persone, forse perché avevo molti argomenti da dire di notte. Però che dire, che la situazione in Ucraina sta sfuggendo di controllo a Putin, e questo può avere dei rischi, nel senso che adesso lui, che sa che sta per perdere, perde il consenso della piazza, perde la guerra in Ucraina, perde uomini, soldati, mezzi, rifornimenti, armi, munizioni. Può perdere anche la testa. E che succede se Putin perde la testa? È che finalmente farà quello che non ha neanche fatto Kim, cioè sparare sti missili nucleari, che poi c'ha anche batteriologici e chimici. Soltanto che se non gli si dà la giusta manutenzione, c'è il rischio che le armi chimiche e batteriologiche non funzionino, si rivelino dei bluff. Invece forse funzionano le armi di distruzione massiva nucleare. Non si sa, non si sa perché, in che stato stanno i reattori nucleari, i vettori che devono lanciare e catapultare queste testate nucleari. Perché se stanno nelle stesse condizioni dei carri armati, ci abbiamo qualche speranza di danni ridotti. Non dico di un'assenza di danni, ma almeno della riduzione dei danni. Diciamo che ci abbiamo speranza, quindi. È strano che Federico Della Bargia qua mi dice attivo ora e invece no, non mi ha risposto. Un po', vediamo un po', niente, ho mandato. Allora dicevo, se Putin vede che sta tra l'incudine e il martello, se 9 minuti fa, pensa, era attiva 9 minuti fa, quante persone. Quante persone erano attive che uno se ne accorge 3 minuti, 2 minuti fa? Dicevo che Putin è pericoloso proprio perché per paura di una rivolta della gente o dei militari. Di chissà chi,
magari pur di non cadere dal potere, è capace di fare il patatrac. Quindi diciamo pur di non cedere il potere e di magari evitare la cattura internazionale, evitare che i suoi gerarchi lo consegnino nelle mani della giustizia internazionale per salvarsi la pelle, magari è capace di fare chissà che cosa. Però ecco, molti molti contatti, molti contatti. Hello to everybody. Ciao Micheluccio e Leonuccia, troppo schietti di diretti. Ciao Sant'Enchan, buona giornata da Ele e Mikey e Miki, mio marito. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Buona giornata e buon fine settimana, carissimi amici miei. Se potete, portate qualcuno in questa live, che io alle 5 del mattino sto facendo la live perché non riesco a dormire. Fra poco prenderò un sonnifero e vado a nanna. Però stacco. Beh, adesso che ci siete voi starò altri 10 minuti, perché altrimenti il vostro Sant'Enchan già sarebbe ritornato a letto da un pezzo. Però siccome ho fatto 40 facevo 41, siccome ho fatto 48 minuti e 38 secondi facevo 50, ma farò un'ora tonda tonda se viene qualcuno in live. Grazie care l'ho scritto io. Grazie carissimi, carissimo amico, da carissimi amici. Ah sì, non ti preoccupare. Adesso ci avete il nome largo come il mio, perché io prima ero solo Sant'Enchan e poi ho messo il Sant'Enchan non so che cosa, e poi l'ho messo in inglese, perché sono dei termini molto ricercati. Grazie, grazie. Io infatti volevo fare ieri, giovedì, volevo fare una live, poi una cosa chiama l'altra, e soprattutto mi chiamano a me al telefono e non ho potuto fare la live. Poi io seguo l'avvocato Catania che fa dei video e ieri non ne ha fatto uno. E allora ho detto, vabbè, forse esce alle 18, forse esce alle 19. Grazie, prego, thank you, thank. Grazie a voi, grazie, grazie di seguirmi. Allora, vediamo un po'. Qualcuno mi sta messaggiando qua. Vediamo contatti attivi e lo dico, se non venite in 10 io stacco fra poco. Però dicevo, Putin, se si vede alle strette, è capace di fare più danni perché non ha nulla da perdere. Una sollevazione di massa. Grazie, grazie.
una sollevazione di massa, un che cosa può succedere? Perché Putin rischi la sua incolumità, che può essere trattato nello stesso modo in cui lui ha trattato i suoi avversari politici, giornalisti e gerarchi a lui contrari. Cosa gli potrà mai capitare a Putin? Ed è magari per questa ragione che che non vuole superare il record di Giulio Andreotti nel rimanere avvinghiato alla poltrona, soltanto che Giulio Andreotti non ha ricorso agli stessi metodi di Vladimir Putin. Tutto qui. E anzi, Giulio Andreotti è rimasto al potere grazie all'inciuccio di tutti i politici italiani. E invece Putin si direbbe che ecco, ho fatto 8 visualizzazioni in questa live e vediamo un po' le statistiche che dicono, perché lo sforzo è tanto di rimanere fino a quest'ora. Vabbè, un'ora, sono svegliato alle 4, vediamo un po'. Oggi è già venerdì 5 del mattino. Allora, analisi del canale, le ultime 48 ore 661 visualizzazioni, pochine, a volte ne avevo 800 ogni, e le ultime 60 minuti 12 visualizzazioni, delle quali solamente 9 gli ultimi 60 minuti di questa live. Questa live c'ha 53 minuti, quindi sì, in meno di 60 minuti ho fatto 9 visualizzazioni con questa live. Sta al posto numero dei video visti dodici, credo. Non è fra i video più visti, nonostante stia in corso. Quindi, come dire, funzione di navigazione, il 44,4% hanno visto, stanno vedendo questa live per funzioni di navigazioni. Playlist 33,3%, quindi la playlist è molto importante. Fonte diretta o sconosciuta 11,1, esterna 11,1. Quindi ho fatto bene a mettere il social network. Vediamo. Mettiamo un altro.
vediamo un po' di mettere un po' di fanno molti termini tipo crescita interiore, cresciamo insieme, ecco qua, piatto servito. Ecco qua, vediamo un po' se funziona. Adesso voglio proprio uscire da... buon venerdì, fine settimana, weekend. A te e a tutti, alla prossima. Di dove sei, Chan? Casal Palocco, Roma. Avevo delle foto della... Le devo cercare, dell'Azza. Quando frequentavo la Gaspara Stampa nell'Azza, non so voi di dove siete. Io sono di Roma, Casal Palocco, ma voi adesso? Io metà calabrese siciliana, mio marito Venezia. Ah, bello, troppo forte. Non è stato un fantasma a aprire così la porta, ma è stato uno dei miei cani. Se vi interessa guardare dei miei cani, ci sono delle liste di riproduzione sulle mie mascotte. Allora, questo video è venuto, la chetichella è venuto così, ma ormai lo lascio, non lo posso raddoppiare, perché non c'è allegria. Mike, buongiorno, non c'è, e si vede che io proprio mi sto rincetrullendo da talora. Però si vede anche, insomma, guardate le mie ultime pubblicazioni nel mio Facebook, eccolo qua, Facebook. Vi renderete conto delle cose che ho pubblicato ultimamente. Abitiamo in Canada per il momento, per adesso. Ah, bene, che se non potete, vabbè, ma che fate di bello in Canada? Cercate loro, come c'era, vi ricordate, nelle, non so se voi avete fatto parte delle live di Flaco e di Costantino Ru, di Giuseppe Flaco Montefiore, che io non me ne sono persa neanche una durante tutto il 2020 e anche il 21. Però, nonostante guardassi i video delle persone che partecipavano a quelle live, cresci con noi su YouTube, ecco come io mi sono ispirato a mettere questi titoli. Mai nessuno di quel gruppo della family mi ha messo, in pochi mi seguono da lì. È una lunga storia. Ah, è una lunga storia. Quando avrete tempo, magari mi farà piacere ascoltare la vostra lunga storia. Però da tempo che non guardavo un vostro video e vedo che state caricando video molto interessanti, quindi facciamoli pure.
pubblicità al vostro canale. Comunque, se volete che io parli di una vostra attività commerciale, di qualcosa che fare, ecco, che stavo a dire, che me lo so scordato. Ah, ecco, se voi avete una qualche attività che vi interessa, abbonatevi al mio canale abbonatevi al mio canale e io ne parlerò in ogni video, capito? Poi adesso c'ho 4 persone collegate, 3-4 persone, giusto che stavo per staccare. Mamma mia, ah, adesso sono 2. Per me sarà un vero piacere, anche perché una mano lava l'altra. E quindi, se voi avrete interesse che io parli seriamente per quanto mi è possibile, sì, ma io mi riferivo alla modalità abbonamento. Vediamo un po' se riesco a è questo. È questo qua. Ma figurati, perché poi io sono disoccupato. Vabbè, che dirlo non dà nessun credito, ma insomma, ecco qua. Se fate clic su questo link, io ormai sto invertendo proprio i miei pensieri in testa, vedrete. Vi ho lasciato qua un link, o voi o qualcuno che conoscete e che è interessato a abbonarsi al mio canale. In questo modo io potrò. Non conosci nessuno che si voglia abbonare? Vabbè, perché in questo modo avrei una mensilità. Anche se il minimo, pensate, il minimo è di $5, mi sembra, o 4,90, perché lo ha stabilito YouTube, e il massimo di 199 dollari o 190, e io posso fare sponsorizzazione di varie cose. Logicamente, vediamo l'ultime 48. Ci ho avuto 10 visualizzazioni, ma vediamo. Attori dal vivo 2, commenti 0, perché logicamente è ancora una live. Quindi c'ho sempre due persone. E visualizzazioni in tutto 8, 2, 4, 6, 8. Sono entrati 4 volte 2 coppie di spettatori. Anche se qua mi dice un totale di 10 visualizzazioni. Ma non so esattamente. Sì, certo. Giusto, perché siete in 2 che mi guardate da un unico apparecchio. Sì, vivo con mia madre. Io infatti cerco di non fare rumore per non disturbarla. Nonostante che i cani si mettano d'impegno
uscire, entrare, uscire, entrare. L'applicazione mi dice che qua che c'ho 5 like, invece vedo nel monitor che ne ho 6. Qua mi dice che mi seguono una persona, il monitor anche uno spettatore, eppure a volte mi dicono che sono di più quelli che mi stanno guardando. Grazie, grazie. Grazie. Come potrete vedere sotto il video, c'è la lista di riproduzione domande e risposte. Adesso, perché state guardando una live che non ha fine, a meno che io non la finisca, ma quando finisce un video, voi siete entrati in una lista di riproduzione. Ne entra un altro di video. Diciamo che questo video già c'ha 1 ora e 8 minuti, e così ho compensato tutti i miei corti video che ho fatto ultimamente. Prego, prego. Grazie a voi, grazie di seguirmi. Allora, dicevo, se Putin si vede, io la mia mamma mi dispiace molto. Mi dispiace, molto molto triste, lo so, però te la porterai, starà sempre viva con te, starà sempre viva accanto a te, lo so, è una cosa, io non ci voglio pensare. Lo so. Ho perso anch'io una persona a me molto cara, e uno non ci può, non lo può immaginare, ma purtroppo è la legge della vita. Se tutto va bene, perché i nostri genitori ci hanno visto nascere, noi purtroppo arriveremo a vederli morire, così come è successo con i nostri genitori e con i nostri nonni. Purtroppo ci sono. Quanto tempo fa è successo? Ti sono molto solidale, perché ho anch'io perso una persona a me molto cara. Però è così. Purtroppo anni fa, purtroppo i nostri genitori ci vedono nascere e noi vediamo morire i nostri nonni e i nostri genitori. Poi, se si ha la fortuna di vivere tantissimo, si vedrà morire tanta gente, addirittura i propri figli. Magari, se si hanno nipoti, sopravvivono i nipoti, perché fa che uno vive come Piero Angela, 94-96 anni, e magari, ecco, gli è rimasto in vita il figlio. Ma non tutte, ma non a tutte le persone di 90 e passa di anni hanno la fortuna di perire con i figli in vita, perché magari muoiono prima dei 60 anni o dei 70. 3 anni fa. Ah, quindi non molto tempo fa. È stato 2000, 2019, 20, 21, 22. Purtroppo è una legge. Pensa che Ramses II, il faraone d'Egitto, ha vissuto
82 86 anni, 2000 anni fa era morto. Non gli è rimasto un solo erede maschio in vita, ma neanche femmina, perché tutti i suoi figli morivano all'età di 50 60 anni, 40 anni, ma anche i nipoti, e quindi non ebbe neanche nessun erede, nessun discendente, neanche pronipoti, morivano tutti. E quindi Ramses II non ha potuto lasciare eredi al trono e la dinastia si ruppe, perché lui visse tantissimo che nessuno dei suoi figli poté andare mai al governo finché era in vita, un po' come è successo con Elisabetta II, che adesso Carlo III d'Inghilterra governa a 70 anni, che è troppo vecchio per governare, mentre la madre ha governato fino ai 97 anni e non ha mai voluto abdicare a favore del figlio, ha voluto rimanere nel trono fino a che è deceduta. Ha potuto celebrare le nozze del diamante con il trono, con la monarchia, qualche giorno prima di morire o qualche settimana. Poi è morta una settimana o due dopo l'anniversario della morte di Lady Di. E sì, la morte è una cosa brutta, fa impressione pure a parlarne, però purtroppo è parte della vita. Diciamo che dal momento in cui noi nasciamo ne siamo esposti, perché è lo stesso processo biologico, a meno che non sia una morte dovuta a incidenti. Già so che per parlare di questi algoritmi, di questi argomenti, per parlare di questi argomenti, il supremo algoritmo di YouTube probabilmente ridurrà la monetizzazione di questa live, ma tanto io so che ci avrà poche visualizzazioni. Comunque, no, no, non ti preoccupare, non cancellare nulla. Decine di volte no, non ti preoccupare, se vuoi riscriverlo Michele, Elenuccia, non ti preoccupare, no, non tanto, voglio dire, già YouTube riduce la monetizzazione ogni tanto. Poi io a volte faccio ricorso e vinco il ricorso e YouTube mi riconcede di nuovo la monetizzazione, quindi sta tranquilla, non ti preoccupare. Se vuoi riscrivi quello che è scritto qua, che dice messaggio ritirato, non c'è problema. Tanto io ho ripetutamente detto quello che probabilmente riduce la monetizzazione, per cui l'ho detto io, non è che se si cancellano i messaggi cambia qualcosa, perché stanno pure a vedere gli algoritmi quello che si dice nel video, perché non è una questione se sta bene o male parlarne. D'altra parte noi non stiamo facendo nulla di male, ma il fatto è che gli algoritmi cercano di ottimizzare la pubblicità per il video. Allora succede che di certi temi la maggior parte degli inserzionisti non ne vuole sentire parlare. Allora che fanno? Non mettono nella pubblicità quei video che parlano di certi argomenti, argomenti che rendono tristi, argomenti che fanno pensare troppo, argomenti che rendono le persone riflessive e poi non comprano. Ecco, di queste cose. Io faccio così molte volte, cancello, e anche mio modo di fare, anche perché delle volte scrivo male, anche perché sono ansiosa. Non ti preoccupare, ecco, sei come mia madre, ansiosa, ma non ti preoccupare, ma non, io non guardo molto la for non sono molto formale, a me, cioè, basta capire l'essenza, è una chat, no? Non è che si sta facendo un concorso letterario
alla Dante Alighieri o all'Accademia della Crusca, è un qualche cosa fra di noi, fra amici, è una chat intima, neanche è una delle mie chat intellettuali, questa è una chat del delirio notturno, è una notturna, non so come definirla. Mi emoziono. E sì, fai bene, ma scrivi come ti viene spontaneo, qua sei benvenuta, non è che devi fare vedere che hai frequentato l'Accademia della Crusca, insomma, capito? Io non mica sono Piero Angela, io mica sono Piero Angela che stiamo a Super Quark. Capito? Non è. Grazie a te, grazie a te. Allora, delle volte non mi piace come scrivo, cancello. Vabbè, allora, no, io pensavo che per un commentario mio avessi cancellato, perché ti dicevo degli algoritmi e tutto. Tu cancella, scrivi, riscrivi, per me non c'è nessun problema. Come ti trovi comoda? Per me va bene così. Piuttosto, già sono 78 minuti. No, no, per te. Grazie. Sono 78 minuti. Non so lì da te che ore sono. Qua a Roma sono le, aspetta che lo leggo, le 5:31, quindi già sono le 6. Devo andare a dormire. Devo andare a dormire, devo andare a dormire. E quindi, come dire, fra poco devo tagliare. 11:31. Ah, sì, 11:31 di sera. Sì, cioè le 23:31. Sì, perché sì, state nella costa orientale del Canada, no? Nella costa orientale del Canada, cioè tipo dove fanno scalo gli aeroplani quando vanno in Centro America. Non mi ricordo, io ci sono stato in una città a fare scalo. Cioè non state nella Columbia Britannica che sta dall'altra parte. Ontario. Ah, bene, bellissimo. E beh, vabbè, voi di me sapete che sono disoccupato.
Ma voi che fate di bello? Vabbè che qua ho il vostro canale e dei bellissimi short sul Canada. Poi vediamo un po' dei balli. Qua c'è su TikTok un ballo che gli metto like. Metto anche primo commento bellissima danza, buon fine settimana carissimi amici miei, ecco qua. Primo commento a questo short. Mi raccomando, quando potete poi guardate anche dei miei video vecchi, perché io ho fatto dei video molto divertenti, li facevo spontaneamente proprio. Ah, ma vedo che strano, ma avete cancellato dei video perché ne avevate di più una volta. Ah no, ma questo è un altro canale. Informazioni. Sì, è un altro canale che io vi conoscevo per un altro canale. Ma questo è nuovo. Beh, vabbè che nel 2020 frequentavamo la Family e Flaco e gli altri, però scusa se non siamo venuti, sorry se non abbiamo guardato i tuoi video. Bene, non ti preoccupare, c'è sempre tempo di farlo. Sì, avevo anche altri prima. Come mai li avete chiusi? Ah, sì, prima, cioè, quando vi siete decisi ho capito, penso di aver capito, allora non lo dico. Se come dico io, perché avevano fatto negli Stati Uniti una legge che diceva che chi andava a vivere negli Stati Uniti doveva mettere a disposizione tutte le reti sociali. Se così, sì, poi succede che uno si scorda la password e quindi il canale viene cancellato. Ecco. E quindi è un qualche cosa che magari dovrò fare anch'io se vado a vivere a Miami. Magari uno ha registrato così tante cose che poi prima che si mettono a ispezionare tutte le mie reti sociali, a me non mi fanno passare. Allora che faccio? Gli dico no, c'ho questo, c'ho quell'altro. C'ho questo, c'ho quell'altro, c'ho questo nell'aeroporto e si mettono a guardare, a scaricare tutto il materiale, a chiedermi chi ha detto qua, chi ha detto là, questa foto di chi è, ma che facevi in questa foto? E alla fine, quanto devo stare in sospeso? E invece così si inizia da zero, anche perché magari se uno come me non ha particolare successo con le reti sociali, allora non vale la pena farla per le lunghe. Ah, guarda, che io mi scordo sempre gli effetti speciali che a me mi piacciono.
No, questo no. E con l'effetto speciale. Quindi la prossima live, ricordatemelo, di mettere gli effetti speciali con le bolle. Poi non so se uno facendo così le muove le bolle o no, sarebbe bello. Belli gli effetti speciali, belle le bolle. E ormai vedo che farò alle 6 taglio, perché poi almeno c'ho 4 ore di sonno extra. Allora cercherò di guardare i vostri video, vediamo un po', perché poi fra l'altro è scritto, ecco qua, aziono la campanella. Beh, bene, ma parlate che non ho avuto molto modo di guardare. Fate dei video brevi, li fate col cellulare, soprattutto vincolati alla politica. Ma fate video in inglese o in italiano? Vediamo un po' di mettere. Tutte e due. Bene, bene. Mi piace l'intraprendenza. Mi piace l'intraprendenza. Allora, come dire, quindi farò quasi 2 ore di live. Pazzesco! Però è così, guardate, sto in pigiama. Poi io a volte sto quasi tutto il giorno in pigiama, quindi ultimamente sto così in casa, non mi metto la camicia, ne ho distrutte parecchie di camicie per stare in casa. E poi io dai 12 anni volevo essere uno scrittore, non ho mai trovato un editore che mi pubblichi. E non lo so. Allora, per quello che volevo avere successo con le reti sociali, ed è dal 2013 che ho iniziato questo canale. Nel passato, dal 2010 al 2000, a fine 2011, avevo un altro canale, ma mi filmavo con il cellulare LG KP 215, una schifezza di cellulare. Grazie. Come vedete, durante tutta la mia vita ho letto abbastanza. C'ho di libri piena la stanza. Guardate, su, giù, pure ci sono gli sportelli giù, pure quel mobile chiuso pieno di libri. Ma io avevo altre 4 casse di libri, enormi case, scatoloni che ho dovuto lasciare. Quante cose si perdono nella vita? Sei come mio fratello, mio marito. Ah, bene. Tuo fratello e tuo marito leggono molto. Mi fa piacere. Io quando ero giovane leggevo tantissimo. Infatti, molti di quei libri li ho letti solo una volta. Però
e non me li ricordo, quindi se li ritorno a leggere, se li ritorno a leggere quei libri, per me sono come nuovi, anche perché quando li leggevo non cercavo di non aprirli troppo per non sciuparli. Adesso si sono così seccati quei libri, si sono stagionati, che se li apro un po' troppo si scucciano le pagine. Capito? Leggere, sì, leggere fa bene al cervello, e poi uno coltiva un giudizio critico. I libri sono hanno un valore inestimabile, anche perché non si può leggere il digitale se non hai il contatto col cartaceo. Miei fratelli, mio marito, c'è più di un fratello. Se non hai il contatto con il cartaceo, io per me un libro digitale non riesco, a meno che non si tratti di un blog. Però un libro è un libro, non c'è nulla da fare, perché puoi occhiarlo, puoi leggerlo come vuoi, non devi impostare la lettura mettendo un numero di pagina. Una cosa del genere. Allora, Ontario, sono le 23:46 e precipitazioni dalle 6 del mattino di venerdì, quindi per voi manca ancora, da noi è già venerdì, ci avrete precipitazioni soprattutto verso mezzogiorno, qua sfiora il 90, più del 94%, poi ridiscende un pochino, poi il 94% alle 14, alle 15, il 95 forse. Insomma, ci avrete una giornata piovosa venerdì, per voi è già venerdì. Quindi, come dire, dalle 5-6 del mattino preparatevi alla pioggia. Mia famiglia stanno sempre a leggere, sempre politica. Legge sempre temperature, clima, temperatura. Eh sì, allora vediamo le statistiche, analisi del video. 13, ultime 48 ore, 13 persone che hanno visto, l'ultima ora 6 persone, 6 visualizzazioni, e l'ultime 48 ore, quindi le ultime 2 ore magari, perché questa live c'è un'ora e mezza, l'ultima ora e mezza l'hanno vista 13 persone. Non è male, non è male, ma funzioni di navigazione 38,5, playlist 30,8, esterna 15,4, fonte diretta o sconosciuta 7,7, ricerca di YouTube 7,7, quindi c'è già qualcuno che la live la trova perché la cerca su YouTube. Che vediamo.
Silvia Alonso. Non so, qua vediamo un po'. Vediamo un po' come ammazzare il tempo, soltanto che vediamo un po' che qua. Che strano che Federico Della Vargia non si è fatto vivo. Incredibile, sto vedendo un video su Facebook. Poi forse mi si sta surriscaldando il computer, perché comunque andate a vedere volete vedere la mia pagina? Oh, mi si è bloccato. Oh, mi si è bloccato il computer. Anche te, ai fratelli, sorelle, tuo babbo, tuo papà. Bene, grazie. Allora, date la mia pagina di Facebook. Come vedete nel link metto Sant'Enciallo, youtuber italiano di Casal Palocco, Roma. Sei figlio unico? Sì. Ho allora, mancano 7 minuti. Ho Io mi ricordo che quando facevate dei video, anche mio marito. Io farò 54 anni il 26 gennaio 2023, se non vado errato, perché sono nato il 26 gennaio 1969. Tuo marito quanti anni farà? Mi ricordo quando facevate tanti video. Grazie. Farò un video per il 26 gennaio, o forse una premiere. Mi ricordo che quando vedevo vostri video del 66, quindi c'ha 3 più di me. A 56, sì. Quindi
Quindi il prossimo anno farà 57 e io ci avrò 54. Mi ricordo che guardavo video vostri del passato e c'erano molte persone festeggiando insieme, molti parenti, molti familiari. Molto bello. E adesso è arrivato il momento di stare chiudendo un po' tutto perché 5 minuti al massimo e stacco. Ho fatto l'incredibile, ho fatto una live che non mi sarei mai aspettato di fare perché l'ho fatta fino alle 6 del mattino, più o meno alle 7. Sto dando i numeri, aiuto. Fino alle 6 del mattino. Sì, perché è cambiato l'orario. Sempre con quest'ora legale, ora solare. E adesso basta, esco da Facebook perché mi ritiro lentamente. In modo che poi shuff, mi schiaffo a letto. Io sempre che ho pubblicizzato i miei video in Twitter, ho visto che ho fatto pochi ascolti. Hello to everybody, hello there, how are you? We have three persons now online. I'm very happy to have three persons online at this hour. Please tell me about you. Please give me a like and comment in the chat. Three persons. Anche qua ha cambiato orario. Ah, bravissimo, grazie. Because sometime there are some persons that is saying my life, seeing my life, but don't comment. Why? Forse adesso sono in due. Forse è che mi hanno ascoltato parlare inglese e se ne sono andati. C'ho molti amici asiatici orientali che mi seguono perché io metto i sottotitoli in 147 idiomi. Forse sono venuti qua, gli è arrivata la notificazione e hanno visto che il live non era in cinese, in vietnamita, in coreano, in filippino, thailandese, indonesiano, pakistano. Ma io di solito quando posso metto sottotitoli in 147 idiomi. Comunque, in questo modo, diciamo, ho un pubblico cosmopolita e poi aumentano le visualizzazioni. Certo, c'è da dire che appunto mi viene da ridere anche a me, cara Elenuccia, perché già la trascrizione di quello che dico, se non la correggo,
veramente pietosa a volte. E io non posso correggere la trascrizione di 2 ore di live. E poi, per giunta, su quella cattiva trascrizione YouTube ci fa la traduzione. Guardate, sono le 6. Ma io ho fatto appena 1 ora e 47, 1 ora e 48 di live. Allora faccio appena altri 12 minuti per fare 2 ore tonde tonde. Così spavento la gente che non la vede più. Perché io voglio vedere quante persone dopo la vedranno questa live, questa mia live. E poi non voglio farvi fare tardi a voi, Elenuccia. Non voglio, cara Elena, che fai troppo tardi. Perché hello to everybody, salve a tutte e tutti. Ogni tanto c'è un picco di una persona che va avanti indietro. Prima erano 3 2 3 2 3 2, vediamo un po' analisi. No, qua si direbbe che gli interventi corti non li registra. Com'è possibile? Spettatori dal vivo 3. Ah, sono arrivato a 3 spettatori dal vivo. Speriamo che non si sia surriscaldato troppo questo cellulare, che è un Moto E7 iPower. Così. Allora, adesso ci ha avuto 11 visualizzazioni, spettatori dal vivo 3, un picco di 3. Allora, hello everyone, everybody, welcome everybody, everyone.
io che non avevo molti soldi mi sono fatto un AMD Ryzen 4700S e non è la versione migliore della AMD. Si dice che poteva essere Descartes de Soc della esposizione. Vabbè. Allora, se qualcuno mi finanziasse, io potrei comprare un computer migliore. Già questo c'è quasi un anno. Un anno ce l'avrà l'anno che viene. Ho preso nel 22 marzo 22. Se mi volete aiutare, perché una AMD Ryzen 4700S, che lo fanno chiamare Ryzen, però vediamo un po'. Mancano ancora 6 minuti. Ricordata del soc, Microsoft, oddio, lo soc del console se non so proprio soc è unico e per lo tanto non si può utilizzare con la placca console se necessario parlare salita questo se arrangiare una placca assumere dei duri dalle salite. Stazione si sta configurazione. Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo detto quanto possa essere pericoloso Putin se spinto, stretto con la spalla al muro. Perché magari fai una buona giornata, dear friend, from your dear friends, good night, alla prossima. Alla prossima, ciao! Io adesso faccio altri 3 minuti e poi stacco, voglio fare proprio 2 ore di orologio. Scusate di avervi fatto fare così tanto tardi. Buonanotte a te e a tuo marito. Ciao. Se stretto, se alle strette Putin, perché ormai si è perso la fiducia dell'esercito, si stanno arrendendo in massa, perché... Ciao. Buon fine settimana. Perché ormai
perché magari i soldati stanno disertando in massa, si stanno arrendendo, preferiscono cadere prigionieri piuttosto che morti in vano. E allora gli oligarchi possono destituirlo, la Duma, come hanno fatto il Gran Consiglio fascista con Benito Mussolini. E arrestarlo, magari con... Vi ricordate di Ceausescu, che è stato, ci volevano far credere che è stata una rivoluzione di popolo, invece è stato un golpe bianco. O come anche Mubarak in Egitto, che i generali lo hanno deposto. Si credeva, scusa, di che, Elenuccia? Scusa di che, non c'è bisogno di scusarti. Grazie a te. Grazie. Mubarak è stato deposto dai generali. Mubarak, che era tanto fedele agli Stati Uniti, e poi invece gli Stati Uniti gli hanno mollato la mano. E quindi c'è il rischio che lo depongano dall'interno a Putin, i suoi stessi servizi segreti, nei quali è cresciuto, ha accumulato potere, ha concesso, dal quale ha concesso potere dai servizi segreti, che lo abbandonino. E adesso si paventa che magari, messo alle strette, fa scattare lo stratagemma. Fino adesso è stata la minaccia nucleare, poi non si sa se ha quante armi, perché non tutte le testate sono attive. Probabilmente qualcuna sarà inerte, perché hanno bisogno di manutenzione. Ecco perché gli americani hanno diciamo disattivato molte testate nucleari, perché le hanno sostituite con di moderne generazioni. Il trattato di non proliferazione di armi nucleari non prevede che non se ne facciano più, ma che non aumentino il numero. Questo significa che le vecchie, già ormai obsolescenti, si distruggano. Io pensavo che muovendo le mani si muovevano le bolle, ma non sembra essere così. Effetto Matrix. Invece no. No, ma ormai do i numeri. Do i numeri. 14 persone nel tempo reale, le ultime 48 ore, cioè le ultime 2 ore. Adesso c'è 2 persone che mi seguono, anzi, spettatori dal vivo 3. Come? 2, no, 2. Visualizzazioni 12. Poi dice 14. Io dico che è ora di andare a nanna. 14, 14, di cui negli ultimi 60 minuti 4 visualizzazioni. Molti sono entrati, se ne sono usciti e non hanno lasciato neanche un commento in chat. Io c'ho solo 6 like e non 14. Come può essere? Allora vediamo un po'. Analisi del video. Il 50% pagine canale. 25% funzione di navigazione. Ah, facciamo le ultime
48 ore, che in realtà le ultime 2 ore. Funzione di navigazione 35,7% del totale delle 14 visualizzazioni. Playlist 28,6. Pagine canale 14,3. Deve essere la community del mio canale, pagine canale 14,3, esterne 14,3, ricerca di YouTube 7,1, mostra altro, perché c'è altro. Vabbè, adesso sono tante cose da dire. Adesso, se vengono 4 persone in live, mi spiace per loro, ma io li invito a queste 2 persone che mi seguono, che hanno la cortesia di seguirmi, li invito a dare like, condividere questa live quando non sarà più live. Se vogliono utilizzare la mia live, sappiate che in Common Creative Attribution, e se vi abbonate al mio canale di YouTube Santen Chan, io promuoverò la vostra attività commerciale, promuoverò promuoverò, diciamo, la vostra attività imprenditoriale. Promuoverò tutto quello che potrò promuovere di voi. Purché naturalmente voi vi abboniate al canale. Adesso vi do il link . Ah, sembra che tu possa aver commesso degli errori riguardo ai recenti video. E sì, perché io va bene, chiedo revisione a tutto. Dice che sto diventando inattendibile nel richiedere revisione. Non hai valutato allo stesso modo nessuno di questi video. Se il tuo contributo si dimostra accurato.
Ecco qua, come promesso, vabbè, adesso sono già. Ecco qua, allora vi dicevo, prima di lasciarvi, tanto non credo che qualcuno guardi la live fino a questo momento, però se voi volete che io promuova la vostra attività, fate clic su questo link che vi lascio nella chat, o fate clic nel bottone abbonati. Allora vi lascia il vostro Santen Chan alle 6:21 del mattino. Ritorno a dormire. Buonanotte, grazie di continuare a seguirmi, di avermi dato 7 like al momento. Due spettatori attuali. Non so chi siate che mi seguite, però ecco, non posso continuare ad andare avanti perché se no mi ammalo, devo dormire. Quindici persone hanno visto il video. Allora, vi ringrazio di tutto e per tutto. Saluti all'avvocato Catania Francesco, che io ho aspettato ieri un suo video, non è uscito. Vabbè, ciao, se no non finisco più questa live. So che vorrei fare altri 22 minuti, ma per portarla avanti senza molto contenuto. Allora ringrazio tutti quelli che si sono sacrificati guardandomi fino adesso. E arrivederci. Ciao a tutte e tutti. La prossima volta che guardate questo video, next time, please write on the chat. Scrivete nella chat. Lo so che mi state guardando, per quello che non potete scrivere nella chat. Ma la prossima volta scrivete qualcosa nella chat. Ciao. Arrivederci e buon fine settimana, mi raccomando, buon fine settimana. Vediamo di fare 2 ore e 12 minuti per fare cifra tonda, perché mancano 20 secondi. Che belle le bollicine. Belle, belle. Io vorrei sapere. Adesso mi segue una terza persona. Hello, hello, how are you? Come va? How are you? Who are you? Perché quella curiosità, no, che mi fa rimanere invischiato. Poi faccio delle live larghissime. Sarà mai che mi segue. Adesso c'ho 3 spettatori. Non c'ho abbonati. E vabbè, allora che dire? Stiamo alla follia. Ci sono persone che entrano, che mi guardano e che
e che non scrivono nulla, e così io non so che dire, poi sono molto stanco. Allora, playlist. Ah, ecco perché. C'è una playlist che sta vuota. Ma come mai? Eliminiamo la playlist. Ecco, ah, adesso c'è una persona. Non so come modificare la playlist di. Voglio, vediamo un po'. Beh, vediamo un po' allora.
Beh, siamo ritornati in due. Ciao, hello to everybody. I'm going to sleep. Vado a dormire. Mi sono alzato nel cuore della notte e adesso vado a dormire di mattino. Ciao, ciao, 2 ore e 18 minuti della mia vita. Adesso vado a dormire. Ciao. Grazie di avermi seguito. Domani sarà un altro giorno e vedrò quello che farò. Intanto dice: vuoi interrompere lo streaming? A nulla, ok. Io vediamo domani che faccio. Forse non filmerò nulla, forse mi riposerò. Ciao, perché altrimenti dopo questa live ruberà molte visualizzazioni ai video che farò dopo. Ciao ciao. Forse lancerò una premiere la prossima settimana.